Procacci! No, no, no. Poracci, poracci, poracci. Ben aggiornati o bentenuti. No, no, mi sono dimenticato. Com'era? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove la domenica si parla di tutte le news della settimana. Siamo ancora in forma ridotta, pur di non abbandonare per 2 settimane consecutive le pubblicazioni, ho deciso di racchiudere tutte le notizie più importanti degli ultimi 7 giorni in un unico video. Quindi che ve lo dico a fare? C'è tantissima carne al fuoco di cui discutere e oggi, più che mai, non abbiamo tempo da perdere. Prima di iniziare però, non me lo sono scordato, vi devo invitare a supportare il mio canale con un piccolo gesto, magari lasciando un like o iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Poi, se mi volete bello sveglio e pimpante, anche di domenica c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali e i memini in HD. Pazzesco! Visto che le notizie di oggi sono tantissime, le tratteremo tutte quante al volo, ma mi raccomando, vi aspetto nei commenti per discuterne assieme. Partiamo con Nintendo che ha annunciato l'arrivo di un nuovo set Lego dedicato a Luigi. Il 35esimo anniversario di Super Mario continua a riservare sorprese nonostante sia finito il 1° aprile. Dopo leak, rumor e avvistamenti, è stato finalmente annunciato il secondo set di collaborazione tra Nintendo e Lego, che questa volta vedrà come protagonista Luigi, il mitico fratello fifone di Mario. Il set è già prenotabile sul sito di Lego per 59,99 € e sarà disponibile dal 1 agosto 2021. Pensate di prenderlo? Continuano i dati di vendita impressionanti di Nintendo Switch, che colleziona nuovi record su tutti i mercati, perché ancora una volta sia la console che i giochi appartenenti alla sua libreria vendono come il pane. In Giappone, ad esempio, come riportato da Video Games Charts, Nintendo Switch è ora ufficialmente la sesta console più venduta di sempre. Rimanendo su questi ritmi, la piattaforma ibrida dovrebbe per maggio superare la PSP e a novembre, con l'uscita del remake Pokémon, sorpassare anche PS2, per poi entrare sul podio al terzo posto a metà 2022, spodestando il 3DS. Le prime due posizioni, il DS e il Game Boy, sono ancora molto lontane, ma chissà, prima o poi. In America, intanto, il mese di marzo è stato ancora dominato dai software targati Nintendo Switch. Nella classifica dei 20 titoli più venduti figura al secondo posto Monster Hunter Rise, confermando il successo globale ottenuto dall'Hunting Game di Capcom, e al sesto posto Mario Kart 8 Deluxe, che ha definitivamente superato le vendite complessive di Mario Kart Wii, diventando a tutti gli effetti il racing game più venduto di sempre in Nord America. Un risultato importantissimo, ma ancora di più se si analizza nella sua interezza tutta la classifica e ci si rende conto che 9 dei nomi presenti sono esclusive Nintendo Switch. Siete sorpresi da questi risultati? Durante questa settimana però Nintendo Switch ha ricevuto anche un aggiornamento del firmware. Nonostante per Nintendo si tratti sempre di una patch minore pensata per risolvere alcuni problemi di stabilità, i dataminer hanno comunque indagato il suo codice e hanno scoperto una cosa molto interessante. Se con il passaggio alla versione 12 del firmware si era ipotizzato che Nintendo volesse estendere il supporto Bluetooth ai device audio come le cuffie wireless, l'azienda nipponica sembra sempre più intenzionata a sfruttare questo tipo di connettività. E attenzione, perché non è un caso che sia stata annunciata una nuova collaborazione con Fujifilm per sfruttare appieno le potenzialità di Pokémon Snap. Sostanzialmente, tramite una app disponibile dal 30 aprile, sarà possibile inviare le proprie foto presenti in galleria a un particolare tipo di stampante portatile, la Fujifilm Instax Mini, aggiungendo una nuova dimensione al rail shooter fotografico e alla condivisione dei propri scatti. Ora, i più vecchietti come me non potranno non aver pensato alla Game Boy Camera e al Game Boy Printer, esperimenti molto affascinanti, ma che come molte periferiche Nintendo arrivarono in anticipo rispetto al mercato. Delle belle idee che però non potevano essere supportate da una tecnologia adeguata. Insomma, se il ritorno di Pokémon Snap ci riporta all'era del Nintendo 64, questa periferica ci fa andare ancora più in là con la nostalgia. Tra l'altro, quanto è anni 90 la stampante in edizione Pikachu? È stata confermata anche per il mercato europeo, quindi state tutti belli pronti sulle offerte poracce perché potrebbe diventare uno di quei pezzi da collezione ultra ricercati. Io
vi ho avvertito. E a proposito di Pokémon Snap, non dimentichiamoci che il gioco, in particolare il rail shooter, uscirà proprio questo venerdì, il 30 aprile. Ma in contemporanea avremo su PS5 l'arrivo di quello che secondo me è la prima vera esclusiva di peso per questa next gen, ovvero Returnal. Non so perché, ma tutto questo mi ricorda l'anno scorso, quando lo stesso giorno uscirono sia Animal Crossing New Horizons che Doom Eternal, una coppiata perfetta per quanto improbabile. Sono molto curioso di sapere se prenderete uno di questi due titoli o magari entrambi. Parliamoci chiaro, Snap, per quanto sia un titolo molto interessante, almeno da quanto emerge dai trailer usciti in questi giorni, rimane un genere molto di nicchia e probabilmente un esperimento che può interessare solo ai fan hardcore del brand Pokémon. Returnal invece sembra una bomba da tutti i gameplay che sono emersi in questi giorni, ma dalla sua ha diversi problemi. È una nuova IP, il suo prezzo base si aggira intorno agli 80 euro, a meno che non ve lo prendiate in sconto sulle offerte poracce, e soprattutto è un'esclusiva PS5, una console molto poco diffusa al momento. Insomma, fatemi sapere se questo venerdì metterete mani al portafogli o farete poracci fino in fondo. E visto che stiamo parlando di PS5, tantissime sono le novità in casa Sony. Prima tra tutte il dietro front sulla chiusura degli store di PS3, PSP e PS Vita. Della chiusura di questi tre servizi digitali ne abbiamo parlato a lungo sul TG Poro, soprattutto perché è stato un evento che ha smosso tutta la community Sony. Si è parlato così tanto di preservazione del medium digitale, dell'importanza del supporto fisico e dell'emulazione che l'azienda giapponese, forse un po' spaventata dal feedback negativo dei suoi utenti, ha deciso di fare un passo indietro non da poco. Jim Ryan, sul blog ufficiale PlayStation, ha quindi confermato che, mentre lo store di PSP cesserà effettivamente di funzionare il 2 luglio 2021, quelli di PS3 e PS Vita non saranno chiusi. Che dire, tanto di cappello a Sony, che ha saputo correggere il tiro in un periodo dove di certo le sue strategie aziendali non stanno riscontrando il favore del pubblico. Questo tipo di comunicazione diretta è sicuramente ottima per risollevare la percezione del brand Sony e PlayStation. Intanto anche il Plus continua ad arricchirsi e Sony ha lanciato un nuovo servizio al suo interno, ovvero il PlayStation Plus Video Pass. Per ora il pass è in fase di test solo sul mercato polacco e consiste sostanzialmente in un catalogo di 20 film e show televisivi di Sony Pictures offerti agli abbonati al Plus. Il catalogo si aggiornerà ogni 3 mesi ed è chiaro come Sony stia cercando di perfezionare l'offerta del suo servizio in abbonamento, che diventa di giorno in giorno sempre più interessante e in linea con quanto offerto dalla concorrenza. E infatti Microsoft non se ne sta di certo con le mani in mano. E anche dalle parti della casa di Redmond non mancano dei passi in avanti significativi per quanto riguarda i suoi servizi in abbonamento, che sono diventati il suo focus principale. Ad esempio sono 13 nuovi titoli a supportare l'FPS Boost in retrocompatibilità. Se si dispone di uno schermo che supporta alti refresh rate fino a 120 Hz, si potranno giocare alcuni titoli di spessore ad FPS elevati. Si tratta di produzioni targate EA e quindi tutte già comprese all'interno del Game Pass, e tra queste si annidano titoloni come Titanfall 2, Battlefield 5 e Star Wars Battlefront 2. In più, l'xCloud è entrato in fase di testing anche su iOS browser, il che significa che molto presto sarà possibile giocare in streaming ad una selezione di titoli del Game Pass anche su device Apple e su PC, un passo in avanti radicale per l'azienda di Redmond. E a chiudere le piccole rivoluzioni, ora per giocare ai free to play come Apex Legends, Destiny 2 e Fortnite su piattaforme Xbox non sarà più necessario avere un abbonamento Gold attivo, indispensabile invece per giocare online sulle console, un po' come accade con il Plus su PlayStation. Cosa ne pensate di queste novità? E questo poracci era tutto per questa settimana. Perdonate la mia assenza, ma come vi avevo preannunciato, purtroppo il lavoro mi sta portando via tutta la giornata e pubblicare con frequenza mi è diventato praticamente impossibile. Spero di riuscire a farmi nuovamente vivo in settimana, con la promessa però di essere più attivo su Instagram e anche sui community post. Quindi mi raccomando, vi voglio belli partecipi sia nei commenti sotto a questo video, tanto nei post social che arriveranno qui su YouTube e su Instagram. In ogni caso, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Snap, Michele Lavoro, ciao! No, mi sono dimenticato.